Virginia, contessa di Castiglione, a lei dobbiamo in qualche modo anche il fatto che l'Italia di Risorgimento si unì, ci racconta la sua storia fantastica, favolosa, cattiva, passionale e non proprio. Una delle scrittrici che più amo, Benedetta Craveri. Ed entra sulla voce della Callas che cantava Sempre libera del Gio dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Prego. Grazie mille. Sempre lieta. Sempre libera. Come Virginia, giusto? Esattamente. Chi era questa signora bellissima, nata a Firenze, arriva nella corte sabauda e tutti impazziscono per lei? Soprattutto pensano di utilizzarla come trade union con Napoleone III e di aiutare il progetto di Cavour di indurre l'imperatore a scendere al fianco dell'Italia per combattere gli austriaci, e la mandano in missione a Parigi per, come dice Cavour, civettare o, se possibile, conquistare l'imperatore. Ma che meraviglia! E lei ci riesce. Allora, abbiamo due clip. Una, forse questa, abbiamo anche la clip di questo momento, così come viene interpretato in uno sceneggiato. Vediamo, così come lo sceneggiano. Che è la seconda, credo, di clip. Carissima cugina, la trovo più affascinante che mai. Bene, bene, bene. E che si dice di bello nei salotti? Come andiamo con il marito? Piuttosto male. Gli sciocchi non si rassegnano. Comunque lei è sempre la contessa di Castiglione. Sì, per mia disgrazia. E perché? È uno splendido titolo e una grande vittoria napoleonica. A Parigi c'è una rue de Castiglione. Non le piacerebbe abitarvi? L'aspettano come una regina. Posso chiederle cosa pensa dell'imperatore Napoleone? Mai visto. Solo sulle monete. Sembra decente. Ma è un uomo affascinante, dicono. E io ho bisogno di qualcuno che rappresenti degnamente l'Italia presso di lui. Non so se sarò all'altezza dei suoi piani, caro cugino. Fu molto più che all'altezza dei piani del cugino, e nel film è Laura Tavanti, ma Virginia era bellissima. Abbiamo delle foto d'epoca, perché lei fu anche una delle prime, forse la prima, come scrivi nel tuo libro, appunto, che non ho qui. Perché non me lo date il libro, Contessa, il libro edizione Adelphi? Ecco, vi devo sempre. Eccola qui, la vediamo, La Contessa. E fu appunto all'altezza dei piani del cugino, perché sedusse Napoleone Bonaparte, Napoleone III, ovviamente, che era l'imperatore dell'epoca. Eccolo qui, Benedetto Craveri, Virginia Verès di Castiglione. E quindi cosa successe? Beh, è una cosa abbastanza incredibile, perché questa ragazza di 18 anni, bella sì, ma a Parigi donne belle ce n'erano tantissime, arriva a Parigi e con un vestito fatto ancora in casa va al primo grande ballo delle Tuileries con 3.000 persone, e la gente sale sulle seggiole per vederla, perché scopre e rivela una vocazione di attrice nata, e da quel momento in avanti inizierà a interpretare un repertorio vastissimo che l'accompagnerà per tutta Eccola la vita. Qui, bellissima, ecco, questo è il suo viso, la sua vita sottilissima. Perché Virginia accetta questo ruolo? Diciamo così, per carità, c'era la ragione di Stato, ma comunque doveva pur sempre diventare amante di un uomo neanche particolarmente bello, per dirlo banalmente. Perché lo fa? Io potrei dire, forse perché tu insomma, un pochino lo fai capire nel libro, perché un po' s'annoiava, come molte donne intelligenti, belle e ricche, qualcosa doveva fare per movimentare la propria vita. Beh, soprattutto era terribilmente narcisista, ambiziosa, e poi era patriota, perché non ci dimentichiamo che in quel momento, siamo nel 1855, tutta Torino, tutto il piccolo regno di Sardegna vive questa straordinaria possibilità di riprendere la rivincita sugli austriaci, che hanno sconfitto il Piemonte 10 anni prima a Novara, e sperano che l'imperatore li aiuti, li sostenga in questa lotta.
E Virginia è patriota come lo è suo padre, che è un diplomatico del Regno Sabaudo, come è la sua famiglia, è amica di D'Azeglio, amica di Cavour. Quindi questa è una missione straordinaria. E poi, certo, Napoleone III non era bello, lei lo chiamerà sempre il vecchio, ma era pur sempre l'imperatore dei francesi. Quindi lei lo trattava con disprezzo, in realtà lei si amò mai Virginia, intanto stiamo continuando a vedere le sue foto, una più intensa dell'altra. Dico, lo amo mai nella propria vita, il marito in tutto ciò che faceva, ecco appunto. Ma il marito, poverino, era una persona estremamente per bene, era innamorato di lei ed era un gentiluomo e non poteva sospettare che dietro le sue spalle suo cugino, il Conte re, di Cavour. Suo cugino Cavour, il re Vittorio Emanuele potessero preparare una trappola così terribile per il suo onore. E per molto tempo lo ignora. E quando se ne rende conto chiede la separazione, ma capisce che la moglie è anche fuori controllo ed è la madre di suo figlio e porta il suo nome e quindi cerca per tutta la vita in qualche modo di riconciliarsi, di controllarla, di vedere che il figlio cresca in una maniera adeguata. Peraltro, ed è una lotta inutile e perdente. Perché vince Virginia o vince la ragione di Stato? No, perché vince Virginia. E perché Virginia, nel momento in cui finisce la relazione con Napoleone, è costretta a tornare in Italia senza una lira, con una reputazione infranta, e non riceve ovviamente dei riconoscimenti ufficiali dal re, da Cavour, perché che non possono magnificarla per aver aiutato alla causa dell'indipendenza, certo, andando a letto l'imperatore. Si ritrova sola, si rende conto di essere stata utilizzata e da quel momento in avanti decide di non obbedire più a nessuno, di prendere in mano la sua vita e inizia un programma di libertà su cui non avrà mai compromessi. Quanti anni aveva? Quando conquista l'imperatore 18 e quando torna a Torino con le pive nel sacco 20 e a 21 ricomincia la sua avventura. La vediamo qui interpretata da Virna Lisi. Io spengo il telefono. Stasera siete meravigliosa, contessa. Sua maestà si è degnato di notare il mio abito? Non sono stato il solo a notarlo. Ah, dimenticavo. In settimana ci trasferiremo a Compiègne. Spero che vorrete essere nostra ospite. Compiègne è un soggiorno delizioso. Come potrei mancare? Allora? Proprio necessario ballare. Anche i sovrani qualche volta ballano. Va bene, come non detto, ritiro l'invito. Aspettatemi. Di lei, di Virginia, contessa di Castiglione, si diceva che avesse le ambizioni di un uomo, che non credo fosse un complimento per l'epoca. No, ma è anche quella che la rende affascinante, sì. Era appassionata di politica. La politica è forse l'unica passione autentica che in qualche modo coabita col suo narcisismo, con la sua mitomania. Ecco, mitomania perché lei appunto c'è questa cosa, lei si fa fotografare da questo fotografo sempre per tutta la vita. C'è anche una immagine molto famosa, forse abbiamo visto tra le varie... Eccola qui. Qua. Che il simbolo diventa il simbolo della fotografia perché c'è solo l'occhio, è l'occhio che lei si fa. Era un influencer, esatto, non lo volevo dire in questi termini, però era proprio così, esattamente quello. In maniera, perché siccome è un termine che usiamo quotidianamente. Esercitava il culto di sé, ma è vero che quando invecchiò fece coprire gli specchi con dei panni neri per non vedere il suo decadimento fisico? Questa è la leggenda, siccome continuò a farsi fotografare ancora vecchissima, davanti a qualche specchio sostava, però effettivamente sui 40 anni, quindi ancora molto giovane,
con un mondo ormai alle spalle, con tutte le persone che avevano contato nella sua vita morte, con dei rapporti terribili col figlio che muore anche lui, e con un'autentica decadenza fisica, perché era sempre stata di salute fragile, e quindi incomincia a non comparire più in pubblico. Si chiude in un mezzanino a Place Vendôme di fronte alla colonna del grande Napoleone, arreda il suo appartamentino tutta di nero, anticipando l'art déco, fino allora il nero era per gli apparati funebri, e in qualche modo esce la notte da sola con due cagnolini e in qualche modo inventa la sua leggenda, perché si parla di questa bellissima che per sottrarsi agli occhi del mondo si è chiusa, si è segregata in una casa. E sente parlare di lei, che è stata una celebre bellezza del Secondo Impero, anche il grande dandy dell'epoca, Robert de Montesquieu, l'amico di Proust, che cerca di incontrarla e di conoscerla, e lei si rifiuta. Due ultime cose. Il figlio, lei lo vestiva da donna, da bambina, no? Era come una proiezione di sé, perché era un bimbo peraltro molto bello. Sì, era un bambino bellissimo che lei considerava un proseguimento di se stesso, della sua, una messa in valore della sua bellezza, e che pettinava con le stesse... si proibiva di tagliargli i capelli e lo pettinava con le stesse pettinature che lei soggiava nei balli, e ci sono queste fotografie straordinarie di questo bambino che ricordano un po' le fotografie di Lewis Carroll, le ninfette dell'autore di Alice in Paese delle Meraviglie. E sono delle fotografie effettivamente abbastanza seconda cosa. Ma Virginia, amò mai qualcuno? Si innamorò davvero di qualche uomo? Questa è una domanda troppo difficile. Amò se stessa, su questo non c'è dubbio. Ma non c'ha nelle sue lettere, nei suoi archivi, ricordato gli archivi parigini è uscita una sua corrispondenza abbastanza straordinaria e sconvolgente con l'unico uomo che non so se è amato, ma che ha contato per lei, che si chiamava Poniatowski, era un principe, era cresciuto anche lui in Firenze, era stato l'amante della madre di Virginia. Cioè lei divenne l'amante dell'ex amante della madre. Esattamente, esattamente. Probabilmente un rapporto forse... edipico, possiamo leggerlo così, ma comunque è l'incontro fra due avventurieri, fra due persone simili in qualche simili modo, simili e che non hanno veramente pregiudizi, e lei per quest'uomo fa quello che non farà mai per nessun altro: lo aiuterà, gli impresterà dei soldi, gli perdonerà tutto, e sarà, io credo, affascinata dal suo lato artistico. E abbiamo le lettere che lei gli scrive quando è a Torino, quando tutto le è andato male, e sono delle lettere in italiano, lei in genere scrive in francese, con un linguaggio di una ferocia, di una sfrontatezza. Cioè, tipo che diceva? Lei commenta la sua relazione con Napoleone, che l'ha lasciata e che vuole recuperare, e che sta combattendo in Italia la seconda guerra di indipendenza, e dice... ho saputo che il vecchio ha avuto un incidente di carrozza, purché non ci crepi adesso, se no saremmo eccetera eccetera eccetera. ed è di una violenza, e gli dice: io so fare tutto, so piangere, so ridere, so fare la civetta, so fare la romantica, ma adesso non so cosa fare per riprenderlo. E perché lo vuole riprendere? Non perché lo ama, perché gli serve, vuole quantomeno una buona liquidazione, perché come gli scrive: sarà un'aberrazione, ma io la povera non la voglio fare. Virginia, contessa di Castiglione, bello. Saluto e ringrazio Benedetta Craveri. È un piacere leggerla, ma una meraviglia ascoltarla. Peraltro devo dire a Craveri, qua faccio proprio una dichiarazione d'amore, perché io adoro i libri di Benedetta Craveri, li ho letti tutti. In particolare due, vi raccomando: Amanti e Regine, che qui il compagno Cannoletta mi ha appena raccontato di aver letto, che racconta come le donne, per avere potere nel corso della storia, potevano essere o amanti o regine, perché altrimenti noi donne non avevamo accesso al mondo della politica e del potere, e quindi quello era l'unica chiave, era appunto il letto. Lo racconta in modo privo di qualunque tipo di giudizio, perché quello è la storia.
analizzare la storia ci aiuta a essere liberi, perché certo, soltanto comprendendo la storia possiamo guardare il mondo senza pregiudizi. E il secondo è la civiltà della conversazione, perché, diciamo, adesso dico una cosa un po' mitomane, per me la televisione, anche quello che facciamo ogni giorno, è un po' quello, la civiltà della conversazione, cercare di parlare della vita, dell'amore, di qualche pettegolezzo, della politica, della cultura e della storia, e quindi, diciamo, è quello che cerco di fare. E ringrazio Benedetta Craveri per essere stata con noi. Ringrazio lei. La contessa Virginia di Castiglione, l'edizione Adelio.